Dai. Una storia particolare? Allora, una famiglia torna a Monte Carlo dopo 30 anni che vive a Grotta a Mare. Quindi tornano su, prendono il bar, aprono il ristorante, aprile lo aprono, a ottobre lo chiudono per il terremoto, con tutti gli annessi dei debiti che ci stanno. Però nonostante questo stanno ancora qua? Stanno ancora qua. Poi siamo legati a questo territorio. Perché, non lo so, ci piace vivere quassù. Un ragazzo che ha seguito le orme del papà ed era uno scultore, diciamo, del legno. Il papà abita qui a una frazione che si chiama Forte, lui si chiama Eleuterio Ottavio. Non solo lui ha seguito le orme del papà con legno, ma siccome noi qui avevamo come caratteristica abbiamo gli scalpellini, chi lavorava la pietra, abbiamo fatto addirittura, è stato fatto negli anni passati, dei corsi attraverso gli ultimi anziani scalpellini. L'ultimo è morto un paio d'anni fa, il più anziano. E questo lui, come ragazzo, ha voluto intraprendere quest'arte e sta proseguendo a farla e continua a fare questo lavoro. No? Cioè, più che altro, perché sei rimasto qui? Perché? Sinceramente, domanda! Perché no? Cioè, sono sempre stato qui, quindi... La casa è agibile. Se fossi rimasto a Roma erano 11 anni che ero entrato di ruolo. Io non voglio tornare. Anche la perdita di mio padre, diciamo, ha fatto ritornare anche a gestire determinate situazioni che dovevo mettere a posto. Questa è comunque una scelta. Vivo qui perché mi trovo bene. Qui, cioè, c'è un altro modo di vivere, più faticoso per certi versi, e per altri invece ti dà molte soddisfazioni. Tu conosci perfettamente il legno di queste zone? Sì, ci sono cresciuto in mezzo, insieme. Spesso taglio delle piante che poi mi possono essere utili per lavorare. Io cerco di utilizzare tutto quello che mi offre il bosco. Cioè, qui ci sono castagni, ciliegio, noce, l'olmo, c'è il faggio, carpa. Ho saputo che tuo padre faceva lo sartore. Chiamavano qui i sartori quelli che facevano le casse da morto. C'era questa falegnameria qui a Bisignano, dove lui era andato ad imparare il mestiere ad 11 anni. Qual è una scultura che rappresenta bene questo territorio? Sì, c'ho sia i demoni della Sibilla, sia una Sibilla che sta sotto un garage messa in condizioni pessime. Subito, cioè, nel senso, tu c'hai il padre falegname, sì. Che è vissuto nel legno fin da piccolo, giusto? Sì. Il passaggio dal falegname al fare altro. Anche lui scolpiva. Ah sì? Vedevo lui anche che scolpiva, quando c'aveva fine lavoro. Allora, Cristo, vero? Fatto tu? E questo era un Cristo che aveva iniziato mio padre, solo che aveva sbagliato le proporzioni, quindi poi l'aveva dato a me e ho provato a portarlo avanti io.